Buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto mi presento, io sono Francesco Fuggetta, sono un redattore di Omar, Osservatorio Malattie Rare, che è una testata giornalistica e agenzia di stampa nata 10 anni fa e che oggi è l'unica sia in Italia che in Europa a dedicarsi esclusivamente alle malattie rare e ai tumori rari. Ringrazio per aver dedicato il vostro tempo a seguire questo webinar, che è stato organizzato appunto dall'Osservatorio Malattie Rare con il contributo non condizionante di Amicus Therapeutics, che ringrazio. Abbiamo intitolato l'incontro di oggi La gestione del paziente con malattia renale rara in situazioni di emergenza sanitaria, l'esperienza di un centro di riferimento in epoca Covid-19. Vi presento quindi l'esperta di patologie di interesse nefrologico che ci illustrerà questi temi, la dottoressa Marisa Santostefano, che è responsabile dell'ambulatorio malattie rare del rene dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio e grazie a tutti gli organizzatori per avermi dato questa bella opportunità. Per me parlare sia agli addetti ai lavori che ci stanno intorno, sia e soprattutto ai miei pazienti, poterlo fare in una sola occasione, coglierne tanti, è una bella cosa. Grazie per avermi dato l'opportunità. Grazie a lei. Ecco, quindi parleremo di patologie come la amiloidosi, la malattia di Fabry, la sclerosi tuberosa, le glicogenosi, le vasculiti, la cistinuria e tante altre. Sono malattie che spesso non hanno una terapia specifica. Pensiamo che le malattie rare finora conosciute sono circa 8.000 e di queste solo 300 hanno una cura. Sappiamo inoltre che generalmente queste condizioni non interessano solo i reni, ma anche altri organi e apparati. Sono quindi malattie multisistemiche che devono essere trattate da un team multidisciplinare. In questa prima sessione la dottoressa Santostefano ci parlerà quindi dell'attività del suo ambulatorio e del percorso clinico diagnostico-terapeutico che viene offerto al paziente. Faremo poi una breve panoramica sulle più frequenti malattie rare che colpiscono i reni, con un focus particolare sulla malattia di Fabry, la sclerosi tuberosa e le glicogenosi. Vi ricordo che la chat è utilizzabile sia per necessità tecniche che per rivolgere delle domande alla dottoressa Santostefano, alle quali in parte risponderà più tardi nel corso del webinar, e nel caso dovessero essere numerose anche in seguito dopo l'evento. Dottoressa, le cedo la parola e le chiedo cortesemente di stare nei tempi, cioè 20 minuti per questo primo intervento. Prego, possiamo andare avanti con le slide. Grazie. Grazie. Allora, andiamo avanti. Mi sono presentata. Io comunque lavoro presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna e il centro di riferimento fa parte dell'unità operativa complessa della nefrologia diretta dalla dottoressa Mancini. Andiamo avanti. Che cosa fa vediamo subito nel vivo, cosa fa un ambulatorio malattie rare? L'ambulatorio malattie rare è un posto che ai non addetti ai lavori spesso sembra l'antro di un mago o di una strega, dove intanto si cerca di fare di diagnosi di malattie che hanno nella diagnosi la difficoltà maggiore. Una volta fatta la diagnosi, l'ambulatorio malattie rare segue i pazienti e poi li valuta dal punto di vista oltre che clinico-terapeutico, e laddove c'è un trattamento da fare, in rapporto anche a quanto consentito e approvato dalla regione Emilia-Romagna, inizia il trattamento dei pazienti. La diagnosi chiaramente si basa su esami sierologici, ma anche su esami strumentali. Il nostro centro ha una particolare attenzione ai dati bioptici nel management anche iniziale delle malattie rare. L'ottimizzazione di questi percorsi è realizzata grazie
all'esistenza presso questo centro di un team multidisciplinare, alla cui base è preliminarmente partecipa il consulente genetista, in quanto di malattie rare genetiche parliamo. Passiamo alla prossima. Vedete qui in elenco le molte, sono molte, sono variegate patologie che sono state accreditate dalla Regione Emilia-Romagna al centro che coordino. Si tratta di malattie metaboliche, la malattia di Fabry, le glicogenosi prima di tutto, ma anche malattie di altro tipo, la sclerosi tuberosa sempre congenita, le amiloidosi sia primitive che secondarie e genetiche. E poi in elenco vedete la sindrome uremica emolitica, la porpora di Henoch-Schönlein, ci sono tutte le vasculiti, le tubulopatie congenite formatrici o meno di calcolosi e poi le tubulopatie da alterazione del metabolismo degli aminoacidi come la cistinuria. Possiamo procedere. Questo lavoro di trattamento, di management del paziente con malattia rara, si può svolgere soltanto attraverso la collaborazione trasversale e non verticale. Del team multispecialistico che spesso sta dietro i buoni risultati diagnostici e terapeutici nell'ambito delle malattie rare. Il team multispecialistico è importante che lavori, che si dia delle regole, che faccia un consensus anche interno, se non esistono delle linee guida internazionali. Consensus che riguarda sia l'iniziale e preliminare raccolta di un database pazienti per dati anagrafici, ma soprattutto per dati clinici, e poi sia uniforme il follow-up di questi pazienti, stabilendo tra i vari specialisti, quello che è il timetable del monitoraggio. Come funziona questo team multidisciplinare? È necessario che sia ordinato. Quindi, io trovo che il modello Hub and Spoke che attuo nel mio centro sia un buon modello che propongo perché di strada, grazie anche alla collaborazione di assistenti, di data manager, di infermieri, di nursing, di colleghi, sto portando avanti, e porti poi al migliore risultato possibile e coordinato e con regole uniformi da parte di tutti gli specialisti che partecipano al team. L'altra base, oltre che la trasversalità e l'uniformità del follow-up, è importante che il gruppo cresca, che cresca per ricerca, per formazione, per portare ai migliori risultati acquisendo il già visto, il già detto, il già noto, ma all'obbligo della ricerca, perché nel campo delle malattie rare troppo poco si sa. E spesso troppo poco si può fare ancora. Quindi l'expertise deve essere linee guida, deve proporre protocolli di ricerca attraverso dei meeting interni e poi una parte importante che nel policlinico stiamo realizzando mediante una collaborazione veramente difficile tra medici, anche per questione di tempo, è un percorso di transizione dal bambino all'adulto, cioè mediante incontri regionali informali
Io sono, questo centro è stato infatti, è l'ambulatorio che accetta tutti i malati rari pediatrici quando giungono all'età adulta. Possiamo andare avanti. Possiamo procedere. Ok. E questo è tanto, cioè. Il team multidisciplinare per patologia complessa si occupa di questo momento che è veramente difficile, cruciale, e lo è sia per l'operatore sanitario che si è occupato di questi bambini, che rimangono bambini, i suoi bambini, il collega pediatra che mi consegna il paziente è come se mi consegnasse un figlio e io come un tesoro lo ricevo, cercando di fare quel che posso. Anche perché pochi centri esistono dell'adulto in Italia e in genere credo anche in Europa. Possiamo andare avanti. Il team multidisciplinare è un team che cambia, infatti, cambia a seconda delle fasi della malattia, perché ogni malattia ha una clinica pediatrica e poi ha la clinica dell'adulto che è diversa. Nell'una e nell'altra fase, spesso gli specialisti che devono intervenire cambiano perché il bambino non è l'adulto, ha una clinica diversa. Possiamo andare avanti, qua vediamo la fase precoce di una malattia, qua parlavamo della sclerosi tuberosa, nella fase precoce e nella fase adulta. Possiamo procedere. Vediamo adesso le malattie, alcune delle malattie sulle quali questo centro si applica in modo direi abbastanza profondo, cioè non solo accetta il paziente, ma cerca di portare avanti, di fare innovazione. Una di queste malattie è la malattia di Fabry, è una malattia da accumulo lisosomiale a trasmissione X, per cui segue le regole mendeliane che vedete spiegate dalla figura a margine, per cui le donne affette possono trasmettere a maschi e femmine. Mentre gli uomini colpiti hanno cioè tutte le figlie femmine degli uomini Fabry malati sono malate, i figli maschi invece sono sani, secondo appunto le regole mendeliane. È una mutazione dell'enzima alfa-galattosidasi, di cui al momento vengono descritte circa 900 mutazioni. E queste mutazioni determinano tutte la deposizione in tutti i tessuti, una malattia sistemica di globo triosi ceramide che innesca infiammazione e danno. La clinica è variabilissima ed è variabile non solo, soprattutto anche in rapporto al sesso, cioè le donne sono malate diverse in genere. Dei maschi, ma mentre questa veniva ritenuta una regola fino a 10 anni fa, adesso si è capito che non è così. Le femmine di forma classica possono essere gravi come i maschi, possiamo andare. E è come dicevamo, una malattia multisistemica che ha come target principali il sistema nervoso centrale. Dove picchia duro, dando ictus anche severi. Di questi giorni un mio paziente, giovane quarantenne, con un ictus emorragico a livello mesencefalico. Da coinvolgimento cardiaco severo, che spesso, cioè nella forma terminale, nei non trattati, può dar luogo, può essere causa di mortalità, ma anche di importanti e severi e complicati interventi chirurgici, cardiochirurgici.
E poi la malattia renale, di cui mi occupo più direttamente, che sto studiando con molta curiosità, anche perché mi sto scoprendo delle cose che non sapevo, mediante una polisi bioptica allargata molto anche al sesso femminile. Andiamo avanti. La terapia di questa malattia c'è, intanto c'è, perché come diceva il dottor Francesco, su 800 malattie rare solo poche hanno la cura. Si basa su una terapia enzimatica, che è datata ormai circa 15 anni. È una molto più, recente terapia orale sciaperonica, che ha un concetto diverso, è una terapia orale che è in grado di stabilizzare l'alfa-galattosidasi mutata ed è in grado di trasportarla al sito lisosomiale dove consente l'attività della galattosidasi alfa. Andiamo avanti. E passiamo ad un'altra delle malattie trattate, dove il mio ruolo si sta ampliando e sento la responsabilità di far parte del comitato scientifico. E insieme con l'Istituto Superiore di Sanità adesso partiremo con l'aiuto di tutti, noi del Comitato e l'Istituto Superiore di Sanità per il registro che segnerà un passo avanti nella valutazione della genetica di questa malattia, della clinica e speriamo anche della terapia. Contrario della Fabry, è una malattia autosomica dominante che fa mutare la Martina e la tuberina e che causa una patologia sistemica. Andiamo avanti. È una patologia proteiforme. Dal punto di vista clinico, che come vedete interessa anche qui, oltre la cute, anche il sistema nervoso centrale, reni, polmone e cuore. Le manifestazioni più severe, le manifestazioni più severe sono legate a questi amartomi, cioè sono dei tumori che nascono benigni, ma possono anche degenerare nelle varie sedi. Le manifestazioni cliniche comprendono l'epilessia, convulsioni del sistema nervoso centrale. A livello renale c'è un polimorfismo di manifestazioni che sono rappresentate dagli angioni di Bonn, anche dalla malattia cistica e anche da neoplasie. Colpisce il polmone, dove va da una linfangio leiomiomatosi con insufficienza respiratoria. I mixomi sono cardiaci, ma compaiono in età pediatrica e poi si perdono immersi nella clinica. Quindi hanno poca rilevanza, poco peso sul decorso di questi pazienti. Possiamo andare avanti. Esiste una terapia anche qui, quindi anche qui siamo fortunati. Come vedete, scelgo malattie dove posso fare qualcosa, quindi non mi sento inutile. Infatti è venuto sempre più chiaro il concetto patogenetico della sclerosi tuberosa dell'interfaccia con gli mTOR, che alterano le proteine, quindi determinano poi le manifestazioni patologiche.
Ora, gli inibitori dell'mTOR che sono utilizzati tipicamente nel trapianto renale, ma anche in molte patologie autoimmuni, hanno un posto appunto nella terapia, sia l'everolimus che il sirolimus della sclerosi tuberosa. E poi anche terapie non leggere né di supporto, che sono anche terapie chirurgiche, anche a livello cerebrale, anche a livello renale. Possiamo andare avanti. Infine, vi dirò qualcosa sulle glicogenosi. Le glicogenosi sono malattie genetiche di tipo ereditario, anche queste X-linked. Per quanto su queste patologie, che sono varie, perché interessano vari enzimi della via della glicogenolisi e della neoglucogenesi. E tutte queste malattie alterano quello che è la possibilità di utilizzazione del glucosio come carburante della cellula, e quindi ci sono delle manifestazioni di tipo chetosico, lattacidosico e delle severe gravi ipoglicemie sulle quali bisogna molto sorvegliare. Andiamo avanti. Tra le glicogenosi, che sono 8 malattie distinte, possiamo procedere con le diapo. Grazie. Io mi occupo in particolare della glicogenosi di tipo 1, 1A e 1B, o malattia di von Gierke, in quanto questa forma colpisce frequentemente il rene, dando delle forme di sclerosi focale segmentaria con sindrome nefrosica già nei ragazzi. Questi pazienti hanno il problema appunto delle ipoglicemie, in quanto non funziona la glucosio-6-fosfato deidrogenasi. E quindi hanno la caratteristica di avere nell'immediato postprandium iperglicemia e ipolattacidemia, a cui poi si sostituisce la ipoglicemia severa e l'iperlattacidemia. Sono quindi comunque queste malattie, dando degli insulti generali sistemici, ma in particolare al rene, ipossici, ischemici e di infiammazione cronica, come può fare il glucosio, come può fare la globotriosi ulcerativa del Fabry, danno delle infiammazioni, e quindi il danno renale, se non fa parte diciamo, della genetica della malattia, è pronto ad arrivare ed è multifattoriale. Andiamo avanti. Quindi la terapia della glicogenosi di tipo 1 si basa, bisogna avere un servizio dietetico al lato che lavora a braccetto con noi, perché bisogna davvero sorvegliare molto le ipoglicemie. A volte si arriva alla nutrizione parenterale totale o all'infusione nasogastrica notturna di glucosata. In genere bastano appunto queste miscele di amido di mais non cotto, che vengono somministrate Thymed, e devono essere Thymed proprio perché l'ipoglicemia è lì che arriva, con tutti i danni che fa. Supplementazioni di vitamine, calcio, poi i pazienti sono iperuricemici, ossia dall'allopurinolo, hanno delle dislipidemie paurose. Io ho visto più di 1000 di trigliceridi in ragazzetti di 15 anni, 16 anni, e lì sto pensando a qualche cosa che potrebbe essere anche una terapia di supporto, ma ci devo ancora molto pensare, siccome ho innescato la curiosità. Cioè, ho pensato che forse potremmo noi nefrologi dializzatori applicare delle aferesi e quindi assorbire i lipidi. Forse ci aiuterebbe. Andiamo avanti, ho finito, credo. Sì.
Finita la prima parte. Perfetto, grazie mille dottoressa per la sua chiarezza. Mentre lei parlava ci sono già arrivate alcune domande, vado a leggergliele. Abbiamo 15 minuti per poter rispondere, quindi le chiedo per quanto possibile di fornire delle risposte brevi. La leggo la prima. Un centro di riferimento per le malattie rare ha un coordinamento multidisciplinare. Chi coordina tutte le visite? No, non pochi centri delle malattie rare riescono a fare team multidisciplinari. Secondo me lo possono fare i grossi centri, lo può fare il Policlinico Sant'Orsola, sia perché è per un obbligo morale, visto che il network delle malattie rare ha un'espansione e prende piede soprattutto, e ha preso piede soprattutto dopo i nuovi LEA del settembre 2017, che hanno aperto, ormai tutta rara la patologia, almeno molta, la gran parte della patologia renale. Quindi dicevo, sia per un obbligo morale, ma anche perché forniscono il team multidisciplinare adeguato, che è veramente molto, molto ricco, cioè gli specialisti che si devono interfacciare sono tanti. E la seconda parte diceva chi coordina le visite? Io. Esatto. Cioè, io tengo ho il compito di tenere il registro, nel senso che quando ci riuniamo, facciamo dei meeting almeno semestrali come team multidisciplinare, e allora concordiamo il follow-up specialistico adeguato con molta difficoltà, perché va inserito nell'attività rutinaria normale di tutti. Certo. Perfetto, passiamo alla seconda domanda. Se voglio cambiare centro di riferimento per la mia malattia, posso farlo? Se sì, dove trovo l'elenco dei centri? Il malato può andare dove vuole, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno. E così spero che sia in eterno nei secoli dei secoli. Perché il rapporto con un malato raro è un rapporto diverso. Oppure sono diversa io, non lo so. Metto giù sul piatto pure la mia umanità e la mia professionalità specifica. Però credo che è un rapporto molto più. È il rapporto col malato cronico difficile e molto con la famiglia e tutti quelli che ci stanno intorno e l'associazione pazienti che deve essere per il malato raro molto, molto di supporto, lo deve seguire. Il malato raro è ancora in Italia, ma in Europa non ha la legislazione dalla sua parte, è ignorato dal legislatore. Quindi il medico ha la vita difficile anche per questo, però ha una vita piena perché non fa fatica a sentirsi ignorante e spesso inutile, però sa che ci deve provare. È un diodo, da una parte ti deprime, ma dall'altra ti dà delle spinte. Oltre la luna. Certo. Bene, passiamo all'altra domanda. Un'altra persona ci scrive: mi hanno diagnosticato la malattia di Fabry, ma non ho sintomi. Devo fare ugualmente la terapia? E ogni quanto tempo devo fare i controlli? Allora, questa è la domanda per me, perché questa è la domanda che mi ha mosso, oltre che la curiosità, ha mosso molta parte delle mie energie nell'ambito della ricerca della malattia di Fabry. Cioè la malattia di Fabry ha questo, è una malattia, come dicono gli anglosassoni, grumbling, lavora sotto, ha una clinica lunga, che sembra eterna, che inizia dall'età neonatale, però è una clinica che non si vede e laddove si vede è aspecifica. Quindi io quando ho studiato la patogenesi di questa malattia e adesso che ho
cerco di valutarla sempre di più sui miei pezzi bioptici. Ho capito che bisognava, che ho visto che il danno parte presto, parte molto presto, e parte un danno irreversibile che non si vede. Quindi bisogna biopsiare precocemente per poter fare una terapia prima. Non si può aspettare il sintomo e non si può aspettare la proteinuria. E il tempo dei controlli, noi facciamo dei controlli semestrali in genere, a meno che non ci siano delle novità cliniche. Perfetto. Ecco, la prossima domanda riguarda invece la sclerosi tuberosa. Ci chiedono in che percentuale i pazienti malati di sclerosi tuberosa hanno un'ecografia con evidente ingrossamento dei reni? Quasi sempre. Il rene della sclerosi tuberosa è un rene grosso, grosso. E lo è perché le manifestazioni cliniche, le manifestazioni cliniche renali portano all'aumento di volume del rene. Ma questo non vuol dire che portano ad un rene funzionante, perché ciò che sostituisce quel parenchima non è tessuto sano, si tratta di angiomiolipomi renali, si tratta di malattia cistica renale che può essere microcistica o policistica, ma è una cosa diversa dalla malattia policistica autosomica dominante dell'adulto, anche se spesso compare nella sindrome dei geni contigui, cosiddetta, cioè che sono vicini i due geni, a volte c'è una specie di embricamento clinico, oppure sono neoplasie, anche neoplasie, sì, che oggi si riesce per fortuna ad affrontare diversamente che con un intervento chirurgico, perché il nostro centro, però, che si avvale di un servizio di ecografia interventistica d'eccellenza, può fare l'ablazione con radiofrequenza su guida EcoCeus. Benissimo. Andiamo avanti. Un'altra domanda chiede: quando un angiomiolipoma può definirsi problematico e cosa si deve fare in questo caso? L'ho in parte anticipata, cioè è problematico un angiomiolipoma che cresce molto e del quale non mi sono accorta, perché se me ne accorgo prima, come vi ricordate, devo fare terapia, devo fare gli inibitori dell'mTOR. E cosa fare? Rivolgersi ad un urologo che fa chirurgia interventistica, può fare anche robotica, che per fortuna facciamo qui al Policlinico. Al Policlinico possiamo fare chirurgia robotica. Quindi o terapia medica o terapia chirurgica non interventistica. Però Benissimo. dietro l'angolo c'è sempre la possibilità che si tratti di una neoplasia. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Quindi delle biopsie mirate, anche lì ecoguidate. Benissimo. Ecco, le leggo anche l'ultima domanda che ci è pervenuta fino ad ora. Ci sono terapie in corso di studio per la glicogenosi di tipo 1? La terapia cardine è, come dicevo, quella dietologica, che deve essere però è un farmaco, agisce come un farmaco, perché come vi dicevo, deve evitare queste ipoglicemie molto pericolose e le deve evitare in tempo. Quindi la dietologa, il servizio dietologico deve essere un servizio pronto a maneggiare questo tipo di malattia, e poi il malato impara da sé ad evitare le ipoglicemie che, come capirete, sono sintomatiche. Certo. Benissimo, dottoressa, grazie per le sue risposte. Possiamo andare avanti e riprendere la sua presentazione.
con la seconda parte che tratta dell'impatto che ha avuto la pandemia da coronavirus sulle visite e sui controlli per le persone affette da malattie rare. Sappiamo infatti che per rispettare le norme sul distanziamento sociale è stato necessario riorganizzare e rimettere in discussione la normale gestione di questi pacienti. È stato un evento di portata simile e ovviamente inaspettato per chiunque, ma possiamo dire che nonostante tutto l'emergenza è stata gestita bene. E che il nostro servizio sanitario nazionale è stato all'altezza della sfida. Ora, tutti noi ci auguriamo di no, chiaramente, ma sappiamo che il rischio di una seconda ondata esiste. Quindi, ciò che abbiamo imparato nei mesi passati ci deve servire da lezione. Il virus non ci deve più trovare impreparati. Prego, dottoressa. E così siamo arrivati al virus, al Covid-19. E ho scritto una cosa sul Covid-19 e ho scritto che è stato un momento che è equiparato per l'impatto che ha avuto su di me. Ero di servizio ed era di notte quando ha bussato. È stato come veder cadere le Torri Gemelle a New York. C'è una cosa che non avremmo mai pensato, una cosa che quando è arrivata al policlinico quella notte, che io ho vissuto insieme con i colleghi rianimatori, è arrivato un boato sordo, perché da un momento all'altro ci ha fatto perdere la testa. E siamo diventati medici del Covid. Tutti abbiamo fatto solo Covid. Non è esistita più l'attività programmata, non sono esistiti i ricoveri programmati, ha spazzato via tutto e nessuno di noi era più specialista. Era medico Covid, si improvvisava perché il Covid, come ben sapete, non lo conosce nessuno. Quindi, cos'è stato la fase 1, la fase del lockdown? Un medioevo. È stato un medioevo in cui c'è stato bisogno che noi operatori sanitari cambiassimo regime. Noi abbiamo dovuto cambiare regime di vita, di approccio al paziente. Cosa ho fatto? Io ho fatto smart working, ne avevo sentito parlare in giro, non c'era il Covid quando ne ho sentito parlare. Poi, quando è arrivato, ho pensato che era l'unico modo per mantenere un minimo di continuità assistenziale, anche se io sono un medico vecchio all'antica che il malato lo deve vedere e lo deve toccare. Però ho fatto quello che potevo e quello che potevo consisteva in questa interlocuzione telefonica, in questo passaggio di mail, per cui ho tenuto fede a quello che era il programma. Noi abbiamo un'agenda, abbiamo ambulatori dedicati per le malattie rare e sono stati mantenuti. Quindi io chiamavo i pazienti giorno per giorno, quelli in nota, in lista, e poi prendevo nota della situazione clinica per telefono, a volte non direttamente dal paziente, ma attraverso il familiare più vicino, e mi facevo inviare via mail per chi poteva gli esami, facevo una mia lettera e poi la reinviavo al paziente e davo un ipotetico secondo appuntamento. E così è stato per tutto il periodo della fase 1. Ci è arrivato un aiuto, un sostegno da parte della Regione Emilia-Romagna che ha autonomamente rinnovato i piani terapeutici dei pazienti che appunto hanno piani terapeutici, hanno
un piano terapeutico specifico per la loro malattia. Per cui sono stati rinnovati e ancora sono rinnovati, durano quei piani lì fino ad agosto, fine agosto del prossimo. La ricetta dematerializzata è potuta anche arrivare tramite un miglioramento del servizio via web e la presenza del fascicolo sanitario del paziente, per cui si ritrovava la ricetta dematerializzata a casa. Ma nella fase 1 c'è stato poi un approfondimento del Medioevo, perché a un certo punto ho perso ancora di più i punti di riferimento che mi potevano essere forniti dagli esami di laboratorio, perché c'è stata la chiusura dei laboratori, c'è stata la chiusura delle radiologie, c'è stata la chiusura di qualunque attività ambulatoriale sul territorio. Ed è stato un periodo veramente nero, dove mi sentivo l'ultima fiammella rimasta per alcuni pazienti. Ho ricevuto tante telefonate di pazienti che mi chiedevano: ma è sicuro che io venga in ospedale? Ma posso venire in ospedale? È sicuro venire a fare la terapia? E lì ho un pochino variato la risposta, perché non, in queste situazioni, come dicevamo, non ci sono linee guida, per cui alcuni pazienti avevano paura degli ospedali e ne avevano ben donde. Ho prolungato l'intervallo terapeutico, altri li ho rassicurati e basta, basta. E siamo andati avanti così, io e loro, fino a quando arriva la fase 2. La fase 2, che ora mi sento Giuseppe Conte, non è un liberi tutti, cioè è diverso il mondo in questa fase qui, fuori dall'ospedale e dentro gli ospedali. Fuori dagli ospedali si ha l'impressione che ora siamo tutti liberi, non lo siamo. Noi operatori sanitari abbiamo l'obbligo. Abbiamo l'obbligo di tutelare, abbiamo l'obbligo di informare e di formare i nostri pazienti, a cui fino ad oggi ho insegnato a mettere la mascherina, ad utilizzare i gel idroalcolici. Li ho abituati a non abbracciarmi, li ho abituati a parlarmi a distanza, a spostare la sedia. Al 14° minuto d'orologio ho detto: tra un minuto voi uscite di qua, perché ci sono segnalazioni che dopo i 15 minuti, tra le tante cose che si dice del coronavirus, la coesistenza amplifica, accelera la potenzialità di un possibile contagio. Quindi il mondo qua dentro non è il mondo fuori. Continua un protocollo di visita che deve essere quello necessariamente. E gli ambienti devono essere sanificati, le cose che utilizziamo e che tocchiamo devono essere sanificate. Anche gli sfigmomanometri, i fonendoscopi. Quindi anche oggi i pazienti mi hanno detto: non mi visita nessuno da 4 mesi. Ed è così. Quindi è cambiato il nostro stile di visita, ma non per questo posso negare che adesso siamo in una fase migliore, è la fase in cui i laboratori hanno ripreso, in cui il Covid non occupa tutte le corsie e non ci occupa più tutta l'attività specialistica che cominciamo appena adesso a riprendere a poter fare. Ma aspettiamo che tutto possa tornare come prima. E quindi
che la visita, che il controllo medico diventi quel momento di etico e di crescita. Grazie. Grazie dottoressa per questo suo racconto della sua esperienza professionale in questo periodo. Possiamo allora riprendere a rispondere alle domande che nel mentre ci sono arrivate dalle persone che ci stanno seguendo. Abbiamo altri 15 minuti, quindi possiamo iniziare. Le leggo la prima domanda, dottoressa. C'è differenza per quanto riguarda i controlli periodici tra un paziente giovane e un adulto? Se sì, ogni quanto occorre fare la visita? Eh sì, c'è differenza tra giovane e adulto perché anche queste malattie, come abbiamo visto, sono lifelong, durano tutta la vita, più o meno trattate, e durante la vita accumulano danno, accumulano cronicità. E la cronicità è un peso che si paga, quindi si paga in quanto. Anche come si dice di burden di malattia, cioè proprio grava sull'assistenza, che diventa più complicata in un paziente anziano, sicuramente. Ogni quanto fare la visita, e certamente i pazienti anziani hanno bisogno a volte di più controlli rispetto al paziente giovane, a meno che il giovane non abbia delle emergenze, urgenze che sono anche possibili, cioè non di sola cronicità, vive la malattia rara, ma anche di emergenza. Certo. Benissimo. Un'altra persona ci chiede, le chiede, chi ha una malattia rara è più a rischio di contrarre il virus Covid-19? E questa infezione virale può in qualche modo interferire e ostacolarne la guarigione? Sì, cioè io ne ho, il malato raro è un malato fragile, il malato fragile di questo io ho parlato anche diciamo, con i vertici organizzativi del nostro policlinico, perché la modalità di management dell'ambulatoriale raro è più problematica rispetto al malato non raro e quindi richiede rispetto, per esempio, ai device, alle famose mascherine, un comportamento diverso, perché diverse sono le situazioni anche di approccio. Di tipo di pazienti, soprattutto quando ci sono deficit di sviluppo, diciamo di sviluppo. E nello stesso, cioè poi c'è da considerare che questo è un concetto importante del Covid, così come di tutte le malattie infettive, cioè sono malattie, la chiamano la trinità dell'infezione. La trinità dell'infezione anche del Covid, perché l'infezione è infiammazione. Quindi l'infiammazione, come sappiamo anche da studi autoptici dei malati Covid, domina il danno. Cioè tutta quella tempesta citochimica è l'infiammazione che la produce. E che cos'altro fa? L'accumulo di glucosio nella glicogenosi, l'accumulo di ceramide nel Fabry, infiamma. Quindi piove sul bagnato, ecco perché è più grave. Ed è vero anche il contrario, cioè l'infezione Covid si amplifica nel malato raro, trova appunto più danno da fare. Sì, è così. Sì, chiarissimo. Andiamo avanti. Un'altra domanda chiede: posso accedere in ospedale senza timore per la terapia? Non sempre. Cioè, come dicevo, occorre che l'ospedale sia pronto a fare triage per tutta ed eviti quanto più è possibile
parenti, cioè il malato deve venire da solo, senza accompagnatori se possibile, oppure con un solo accompagnatore, e deve fare, e tutti coloro che circondano il paziente devono essere sottoposti a triage, almeno la temperatura. Quindi Benissimo. sicuro. Ecco, sempre in tema coronavirus e distanziamento sociale, ci chiedono: le persone con disabilità e i loro caregiver devono rispettare la distanza di sicurezza di un metro? Non ce la fanno tante volte. Questo è, cioè, in alcune situazioni non ce la fanno a rispettare il distanziamento. Vogliono giocare, cioè vanno a trovare, vanno nel loro ambiente, vanno dove per anni sono andati e hanno giocato. Hanno preso la penna della dottoressa, se la sono messa in bocca e quindi. È un mondo nuovo, poi questi ragazzi hanno la memoria degli elefanti, no? Benissimo, andiamo avanti. Parliamo di ricetta d'America via email o con un messaggio sul telefono. Come posso fare per riceverla? Col fascicolo sanitario in Emilia-Romagna è quello il mezzo, per cui i pazienti riescono a. Ormai anche i più giovani ormai hanno tutto su cellulare, scaricano tutta la documentazione, inviano mail ai medici, ormai è possibile fare tutto questo e devo dire che il processo è stato accelerato in tempo di Covid, perché ci ha aiutato parecchio. Benissimo. Ecco, l'ultima domanda, dottoressa. In questo periodo il tempo di attesa per la prima visita di una persona con sospetto di malattia rara è lo stesso di quello necessario a un controllo? No, è più lungo perché nell'ambulatorio malattie rare si tratta di prendere in carico un paziente che ha bisogno di molto più tempo per essere inquadrato, perché dalla prima visita poi dipende il piano controlli e quindi è più lungo perché noi di tempo ne abbiamo di meno. Oggi, perché molto tempo della visita lo ruba lo spazio che non c'è, l'organizzazione che bisogna fa a cui, che bisogna segu a cui bisogna far seguito, ai tempi più ristretti, più lunghi. Certo. Benissimo, sono le 4, sì, quindi siamo giunti al termine di questo webinar. Io ringrazio tutti voi per averci seguito. Ringrazio soprattutto la dottoressa Santostefano per la competenza con la quale ci ha illustrato questo tema e per averci fatto capire qualcosa in più su queste malattie rare e a volte un po' dimenticate. Vi invito a continuare a seguire le ultime notizie sulle malattie rare sul nostro sito che è www.osservatoriomalattierare.it e su tutti i nostri social. E io vi saluto e vi auguro una buona serata. A presto. Ciao, buonasera.